Ciao amici, e oggi ci siamo fatti due spuntature con le patate in umido. Allora, la prima cosa sono le spuntature o puntine, come che dir si voglia, noi le conosciamo così per spuntature. Io ho già messo, se vuoi venire a vedere, lo strutto che si sta sciogliendo piano piano nel tegame di coccio. Mano a mano le metto direttamente nel tegame. Le metto tutte e metto intanto il fuoco basso basso, perché loro adesso devono fare il loro lavoro, possibilmente in silenzio. Ecco, stanno belle in centro, metto subito un po' di sale, sempre sale grosso, sai che io ho sta mania, mi piace, ma lo preferisco perché è di meno impatto, ma è un sapore migliore. E dato che ci sono, ci metto anche il pepe. Ecco qua, anche il pepe è messo. Adesso vado a preparare il resto. Bene, la cipolla è stata pulita, adesso pulisco anche l'aglio. Io l'anima non la tolgo, di sta stagione c'è poco, ma io senza anima vorrei niente, ce ne sono già fin troppi senza anima. Quindi taglio a pezzetti, ma non troppo piccoli, sia l'aglio che la cipolla. Guarda, vuoi che ti faccia vedere, Robby? È così. Intanto sentite il rumore che sta sprigolando la ciccetta? È il rosmarino che ho preso dal mio balcone. Io il rosmarino non lo spilucco, non lo colo, lo lascio intero, così dopo faccio meno fatica a toglierlo. Lo metto giù. E insieme a questo vado anche con l'aglio e la cipolla. Allora, il rosmarino lo metto adesso. Questa aglio e cipolla lo giro, cioè aspetto di avere girato un po' la carne, perché così metto sotto sia il sale, il pepe, tutto quello che ho messo fino adesso, e sopra metterò la cipolla e l'aglio. La cipolla e l'aglio. Vedi, adesso sembra che non ci stiano, ma vedrai che fra un po' si sono ritirate, si mettono a posto. Quindi aglio, lo sparpaglio così, aglio, sparpaglio, fa anche rima, la cipolla non fa rima, ma la sparpaglio lo stesso. Là. E adesso cosa faccio? Ci metto anche il coperchio, o lo metti di misura, insomma devi fare in modo che un po' di vapore esca. Io qui ho lasciato un buco strategico, se no metti in mezzo... Fai come ti parlo, l'importante è che non lo sigilli, non è a pressione. Intanto vado a pelare le patate. Va bene, queste io le ho già lavate, si vede che sono lavate. E adesso faccio così. Perché faccio così, va bene? Perché faccio così sempre, anche a casa mia e anche non a casa mia quando sono qua. Perché buttare via la roba mi scoccia, e di sporcare della roba che dopo va lavata, acqua, detersivo, non mi piace. Ho questa carta, la butterei nel rifiuto organico, e allora ci metto dentro anche la buccia delle patate, va bene? Ottimizziamo. C'è il pelapatate, se vuoi usare il pelapatate, veramente ce l'ho io il pelapatate, non lo uso perché non ci penso. Sì, ma è ancora scatolato. Non ci penso mai, io sono stata abituata a pelare le patate così, e allora... Ce l'ho attaccato lì, non è scatolato, va bene? Però cosa succede? Che non me lo ricordo finché non sono qua che pelo le patate. Ma tanto chi se ne frega. L'ho pelate, ecco, l'ho pelate. Adesso te ne faccio vedere una, poi intanto che la carne va avanti taglio anche le altre. Allora, non le taglio troppo piccole, perché se le taglio troppo piccole il tempo di cottura della carne, io ho fatto non le patate ma il purè. Ecco, questa va bene, sì, vanno bene così, vedi, così, questa è la misura. Bene, io lo sento qua che sfricola,
adesso lo sento meno, ma cosa faccio allora? Ta-da. Metto abbondante vino bianco. Poi cosa faccio? Copro, dici, e l'alcol evapora dal buco, lui lo sa. Eccomi qua. Allora, le patate, come puoi vedere, le ho pelate, tagliate tutte. Adesso cosa faccio? Questo è già un po', vedi che il fumino è uscito e col fumino è uscito anche l'alcol. Adesso ci guardiamo. Sì, sì, va bene. Adesso cosa facciamo? Adesso facciamo questo, vediamo che siano tutte sistemate, il possibile a toccio nel suo liquido, perché adesso quello è quello che ci dà il sapore più di tutti. Adesso metto il pomodoro, io uso la mia passata. Se poi dipende, se hai fatto i pelati metti i pelati, se hai fatto la passata metti quella, se no non te lo dico più, va bene. Allora, un po', ma senza esagerare, perché non deve mica essere tutto pomodoro, è in umido e il pomodoro è un ingrediente, non è la cosa principale. Poi metto un pochino di sale perché vedi ho aggiunto il pomodoro, ma proprio un pochino per quel tanto che serve per il pomodoro. E adesso, via di lungo, aggiungo le patate. Tu dici, ma come, sopra? E io ti dico, sì, sopra. Perché le patate devono, se le mettessi di sotto, si disfano. La carne ci mette un po' a insaporirsi, a prendere tutto il resto. Quelle si, loro si cuoceranno. Insomma, senti, mettile sopra e fai come ti dico, perché non è che posso poi stare a parlare 3 giorni. Ecco, io vorrei che le patate rimanessero belle saporite e fatte, le mescoliamo solo alla fine. Adesso io non so se tutte queste patate riusciranno a starci, sì che ci stanno perché fra un po' va tutto giù. Allora, benissimo. E adesso ho messo delle patate, le metto così, no, certo ci metterò un po' di sale, stavolta lo metto fino, perché altrimenti col vapore il sale grosso ho paura che arrivi alla fine che ho ancora la grana. Le patate solo sale, certo che no, ci dovrò mettere anche un po' di pepe. Mica tanto, eh? Sì, non è tanto, ma così ancora un po' poco, se metto un altro po'. Va bene. Rimetto il coperchio, adesso starà un po' su da solo, ma va bene. Allora ci lascio anche il manico. Così. Basso basso e lascio che faccia il suo lavoro. Eccoci qua, un'ora è passata. Esattamente è passata 1 ora e 10 minuti, perché spegni, aspetti 10 minuti perché altrimenti le patate non possono assorbire tutto il loro umido. Adesso che le patate sono cotte, morbide, ma non si spaccano, spero, se le tocco, vado e giro. Vedi? Perfetto, e così è.